Cari amici, bentrovati. Continuiamo a leggere il grande discorso della montagna. È Gesù Maestro che intendiamo seguire, è Gesù nostra guida che vogliamo amare e mettere i nostri passi dietro i suoi. È Gesù che ci esorta quest'oggi utilizzando due immagini che nella scrittura hanno un valore non indifferente: essere sale della terra, essere luce del mondo. Nell'esperienza del mondo ebraico sono due realtà decisive. Il sale è colui che dà sapore, colui che conserva, è colui che permette a un cibo di stagionarsi senza deperire. La luce è necessaria per vedere. Il buio è l'ora delle tenebre, è l'ora dell'oscurità, è l'ora dove tutto diventa difficile da raggiungere, da interpretare, da leggere. Ascoltiamo questa pagina di Vangelo, questa pericope che è tolta dal grande discorso della montagna e che illumina questa quinta domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Un sale che perde il sapore può essere solo gettato via. Mi spiace dover dire che forse a volte è un po' l'immagine di noi cristiani in questo tempo. Corriamo il rischio di essere sale che ha perso il sapore, che non è più capace di dare sapore. Il sapore è qualche cosa che ci riporta alla sapienza. Una vita piena di sapore è una vita piena di sapienza. Un piatto è buono da mangiare se è gustoso, se è sapido. E allora abbiamo bisogno di ritrovare una sapienza che dà luce a quello che siamo. L'immagine del sale che Gesù utilizza ha sì come punto di arrivo il rendere salato, ma forse è più concentrata su quello che noi dobbiamo essere. Noi dobbiamo essere salati, noi non possiamo perdere il sapore della nostra vita di credenti. La seconda immagine è immediatamente giocata invece su quello che la nostra vita può essere per gli altri. Voi siete la luce del mondo. Frequentemente in Terra Santa, soprattutto dal lago di Galilea, si nota la città di Seforis. Domina tutto il lago, oggi è una delle località turistiche più interessanti e più attraenti,
nella terra di Israele. Ecco perché non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né tantomeno uno nasconde la luce sotto un letto. E allora possiamo fare luce nella casa, che vuol dire possiamo essere luce nella Chiesa, nel mondo, dentro la comunità credente, proprio perché abbiamo luce in noi stessi. Sembra proprio che queste due immagini giochino a rincorrersi. Se abbiamo sale, possiamo dare sapore. Saremo luce del mondo, luce in mezzo agli uomini, se abbiamo quella luce che è dono di Dio e che risplende attraverso il bene concreto che costruiamo ogni giorno secondo la volontà di Dio. Il punto di arrivo è che gli uomini, vedendo le nostre buone opere, rendano gloria non a noi, ma al Padre che è nei cieli. Se la nostra vita serve a dare gloria al Padre nei cieli, allora vuol dire che siamo capaci di dare sapore, allora vuol dire che siamo capaci di essere luce nel mondo. Gesù ci doni questa forza, ci doni questa tenacia, ci doni quella sapienza che dà sapore, ci doni quella limpidezza che dà luce, che dà verità e libertà. Buona domenica a tutti voi.